perché ha vissuto lì, insomma, in questi ultimi anni ci siamo rincontrati a Ronnie Scott, che è il posto dove ci si ritrova sempre tutti, e lui, oltre ad aver collaborato con cantanti del pop come appunto Mina, Fabio Concato e tanti altri, non ricordo nemmeno, in Inghilterra ha suonato molto con Sarah Jane Morris, una cantante fantastica, e ci siamo ripromessi di fare delle cose insieme. Ecco l'occasione che si presenta perfetta, perché con questo trio, con Luigi e Alberto, suoniamo ormai da un po' di tempo ed è un repertorio molto bello di brani quasi totalmente originali che scoprirete pian piano. Comunque, prima di iniziare, ci tenevo a dedicare questo concerto a un grandissimo musicista che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa, ed è un musicista a cui io ero molto affezionato, anche se non l'ho conosciuto personalmente, ma ho lavorato con molti dei musicisti con cui ha lavorato lui, e quindi a volte nella musica succede queste cose che non ci si incontrano, succedono queste cose, non ci si incontra ma ci si conosce in realtà per lo stesso modo di vedere la musica, la filosofia della vita, eccetera. E mi piace dedicare questo concerto a Rino Zurzolo, che è stato di Pino Daniele per tantissimi anni, per 30 anni forse anche di più, musicista straordinario, di grande discrezione, cultura e senso della misura, un musicista che appunto stava nell'ombra, ma se lo toglievi si sentiva la mancanza. Quindi un saluto a Rino e buon ascolto con Luigi Testarona alla chitarra. Allora.